da sempre si può dire, io lascio la parola ad Alberto che è sicuramente più bravo di me nella conduzione e in tante altre cose. Io ringrazio tutti i colleghi per essere venuti, per aver avuto pazienza, siamo a Roma, c'è la famosa mezz'ora accademica, un'unica indicazione importante, per l'accredito dei colleghi giornalisti dovete mandare info@verdiolcuore.it, me lo trovate in cartella, per l'accredito il giorno della partita. Grazie e buon lavoro a tutti. Volta tradisco le aspettative, perché da chiacchierone quale sono, invece cerco di andare e giocare di prima, perché infatti, tutti quanti andiamo da fare. Obiettivo comune è chiaramente spingere, cioè promuovere il derby del cuore, che pensiamo sembra che ne abbia tutte quelle che vuole, perché sono 19 anni, 19 anni, c'è un grande medagliere. Noi abbiamo gli organizzatori al tavolo e darei la parola per primo a Giancarlo Salvatori, che ringrazio ancora una volta. Le energie profuse. Sì, io ringrazio intanto tutti e volevo cominciare a presentare coloro che hanno dato corpo a questa manifestazione. Prima di tutti vorrei invitare a parlare il dottore Manin dell'AMA, che ha collaborato con noi dando un contributo che ci permette ancora non siamo al limite normale di copertura spese, ci ha dato l'opportunità di iniziare questa 19ª edizione. Prego, grazie. Ma l'AMA partecipa con grande piacere a questa iniziativa, è un'iniziativa ormai consolidata che fa parte degli appuntamenti della solidarietà di questa città e ha proposto sostanzialmente, oltre a sponsorizzare l'evento, una integrazione con una partita che preceda l'incontro propriamente detto tra due rappresentanti sportivi, un incontro tra le rappresentative dell'AMA, che è la più grande azienda del settore in Italia, e dell'AMSA di Milano, che è la seconda per quantità personale e quant'altro. E le due squadre si incontreranno appunto per ovviamente tempi ristretti per dare poi spazio alla partita propriamente detta e da parte diciamo nostra, giocando sul campo, faranno anche quella opera di promozione di alcuni obiettivi che noi stiamo perseguendo da anni rispetto alla consapevolezza diffusa dei cittadini come la pulizia della città e in particolare la raccolta differenziata, che è un momento fondamentale per affrontare adeguatamente la chiusura del sistema di smaltimento dei rifiuti, che è una cosa molto importante, non altro, perché siamo in presenza del dramma di Napoli.